oggi, caro mio, andiamo a mangiare a Disneyland Paris. Che bello! Cucina virtuale. Oggi non cucineremo, ma parleremo di cibo. Parleremo di dove mangiare, cosa, quando, come, a quanto e perché a Disneyland Paris, guida ai ristoranti del parco Disney. Mi raccomando, se siete deboli di cuore, non è un video adatto a voi. Se siete deboli di portafogli, sì, anche. Allora, e soprattutto se vi rompete a vedere un video molto lungo, no, è vero, perché è vero. Lei sarà molto lunga. Allora, cominciamo subito col dire che il parco Disney non è il luogo più economico dove andare a pranzare e non troverete dei pasti luculliani da gran gourmet, sebbene sia in Francia. Si mangia bene, ma si mangia bene a livello di alto fast food. Sì. Comunque ben allora, decorati in base alla tematica. Però sempre molto bene ambientati, sì, molto ben curati, il servizio è impeccabile, voi siete al centro del mondo e i vostri figli soprattutto sono tutelati e in tutto e per tutto, sia nel cibo che nella... Sono anche piatti vegani, sì, vegetariani, sì, ce n'è per tutti. Cosa dire? Se alloggiate nei parchi Disney avrete incluso quasi sicuramente nel pacchetto la prima colazione. Questo diciamo che è il pacchetto basic, quindi ce l'hanno tutti. Una cosa che ho visto fare molto per risparmiare all'interno del parco Disney è approfittare della prima colazione per ricavarsi anche il pranzo. Molte famiglie, vedevo, giustamente, avendo una prima colazione free, potete prendere quello che volete a buffet, ed essendoci sia un lato dolce che un lato salato, preparavano i panini anche per il pranzo, quindi loro si riempivano i piatti, portavano a tavola e magari la mattina mangiavano i croissant con la marmellata, la Nutella, il succo, il latte e via discorrendo, e poi per pranzo si farcivano dei buonissimi paninetti con salami, prosciutti e quant'altro. Dillo un altro ingrediente, ti prego, dillo. Mortadella? Certo. Non c'era la mortadella. Potete portarvi anche a pranzo dalla colazione le bustine di caffè solubile o di tè solubile, però sinceramente... Ma che se ne fanno, scusami? Va bene, perché... Lo mettono in bocca, sotto la lingua? Perché nel parco ci sono le fontanelle, quindi possono ricaricare e se hanno voglia di un caffè a metà giornata senza spendere soldi, tanto il caffè che prendete nei punti ristoro della Disney, quello è, non aspettatevi di avere un espresso di quelli da George Clooney perché non arriva manco a morire, quindi potete ovviare così e non spendere assolutamente nulla e rimanere all'interno del pacchetto e poi magari riservare il vostro budget per una cena più particolare. Se invece siete dei viziosi e volete approfittare al 100% della vostra permanenza al parco Disney, volete vedere tutte le ambientazioni del parco, preparate un portafogli alto così, e sta a livello cheeseburger, e cominciamo a vedere la nostra carrellata. Innanzitutto, altre offerte economiche che ci sono inside dal parco sono dei gazebo, dei chioschetti, all'interno dei quali vendono o le crepe, o i panini, o gli hot dog, mi pare. No, gli hot dog non più, c'erano fino a qualche tempo fa. C'erano forse dei tramezzini o delle crepe, e naturalmente la bibita o il gelatino industriale, e quello andava tutto il menu intorno ai 10 euro. Sì, quindi si poteva fare. Poi ci sono i ristoranti, i posti dove voi andate e vi sedete. Ci sono vari tipi di ristoranti, ci sono i ristoranti economici e i ristoranti da dinè. Allora, per quanto riguarda i ristoranti economici, vengono etichettati come ristorazione rapida. Diciamo che la formula è quella del vecchio McDonald's, dove vi mettete in fila col... Certo, ci sono gli schermi davanti a voi, scegliete il menù o le componenti del vostro pranzo, arrivate lì e vi fanno il vassoio e ve lo portate al tavolo. Questa soluzione è simpatica nei momenti non di piena, cioè non all'una, cioè non alle 6, perché lì ci sono file chilometriche, magari per uno spuntino alle 11:30, perché poi gli stranieri mangiano a tutte le ore, non è che quindi non... C'è sempre fila, ragazzi, mettetevi il cuore in pace, tranne negli infrasettimanali, ma sabato e domenica preparatevi una lunga fila. Allora, all'interno del parco ci sono le chalet delle marionette, dove si mangia pollo, Angus Burger e cheeseburger. Brava! Poi la pizzeria della Bella Notte,
notte, pizzeria Bella Notte, si mangiano le cose buitoni precotte, quindi lasagne, pizza, pasta, tutto precotto. Non aspettatevi la pizza italiana, non andate a Parigi a mangiare la pizza mica italiana. C'è il topolino che vi e poi la pizza. C'è una pizzetta così, di quelle tipo surgelate, ma quelle della prima generazione. Poi c'è Todd All Restaurant, autentico fish and chips, quindi un McFish, diciamo così. Poi su questo è il regno di Fantasyland. Poi su Main Street c'è il Casey Corner Coca-Cola, dove si mangiano hot dog. E lì vi sfondate di hot dog e si paga abbastanza poco. Poi il Market House Deli, dove ci sono panini e insalate e dolcini vari. Anche lì potete prendere un pezzo o il menu completo ed è buonissimo questo posto. E poi bellissimo, ci sono potuto andare solo una volta, la prima volta con mio padre a prendere un gelato, da lì non sono più potuta entrare perché ogni volta questo posto esplode di gente. Sì, è vero. Il Victoria's Homestyle Restaurant, dove ci sono panini caldi e insalate, tutto in stile vecchia Inghilterra, molto molto bello, molto molto bello. Andiamo a Frontierland, molto molto bello. Bravo. Andiamo a Frontierland. A Frontierland trovate il Cowboy Cookout Barbecue. Sì, sì, okay. Come lo dici tu? Quello. Sì. Dove si mangiano pollo, hamburger, cheeseburger e Angus burger. Buono. Buono e abbastanza veloce. A Frontierland sempre c'è The Lucky Nugget Saloon, dove ci sono costolette di maiale e hamburger. Poi Last Change Cafe, sta venendo fame, ali di pollo, chili con carne, assortimento texano, e Fuente dell'Oro Ristorante, dove ci sono fajitas e insalate. Allora, tutti questi di Frontierland sono molto belli, si mangia abbastanza bene, cose molto diverse dal nostro solito menu, e il costo è sui 15-20 euro, e anche qui la soluzione è vassoio e seduti al tavolo. Per tutti questi ristoranti di cui vi sto parlando, la soluzione è questa. Ad Adventureland c'è Colonel Atty's Pizza Outpost, dove si mangia pasta, pizza e lasagne. Brava! Se avete nostalgia di casa, ma... Non ma smettetela, quando siete in vacanza non dovete andare a mangiare italiano. Poi c'è il restaurant Hakuna Matata, sempre ad Adventureland. Che si mangia qua? Ad Adventure. Maiale and, no, o fa cocero? Zitto, si mangiano kebab, filetti di pollo alle spezie dolci. E poi andiamo nel nostro posto preferito, che è Discoveryland, dove c'è il caffè Hyperion Coca-Cola, dove si mangiano hamburger, cheeseburger, Angus burger. Per intenderci, è quello dove noi nel video abbiamo preso il cheeseburger Darth Vader, quello nero. Sì, quello nero. Si mangia benissimo, bene. Una fila di un'ora e mezza. Ma il posto che c'è, posto a sedere per tutti. E un aneddoto, è il primo locale di Disneyland Paris dove io andai e feci pranzo con mio padre. Grazie per i tuoi aneddoti. Sì, 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 quindi io sono molto affezionata a questo posto. Si mangia bene di tutto, dalle insalate, qua non c'è scritto ma ci sono anche insalate. È un McDonald's per intenderci, però sì, categoria superiore. Poi al studio, agli studios, la parte backlot, c'è il caffè de Cascadeur, hamburger e cheeseburger, il Disney Blockbuster Caffè, panini insalate e dolci. Brava. Al front lot c'è il ristorante de Coulisse, c'è scritto così, giuro, hamburger, cheeseburger e Angus burger. Devo dire che questi del parco Walt Disney come corner non mi sono piaciuti. Questi molto. Degli studios? Brava, sì. Brava, meglio. Quindi se scegliete un corner di questi, sceglietelo dall'altra Vabbè, parte. Diciamo che le ambientazioni ci sono un po' ovunque, ma ora se volete entrare appieno nell'atmosfera disneyana e quindi farvi accarezzare da qualche principessa o da qualche personaggio. Allora, cominciamo da fuori e cominciamo dal village. Nel village vi consigliamo l'Annette Dinner. L'Annette Dinner è dove abbiamo fatto il primo pranzo del video che vi linko qui sulla hit col pallino. È un posto tipo Happy Days per i più però senza Fonzi. Senza Fonzi, ma con le signorine che arrivano con i
con i pattini a rotelle a servirvi al tavolo. Comunque, ambientazione anni 50, Cadillac fuori dal locale, belle macchine, mi pare. Belle macchine, belle donne, insomma, tutto quello che si può desiderare. Molto carino, jukebox ai tavoli, molto molto... Si mangia. E si mangia, da fast food, però carino, molto carina l'ambientazione. È un bel inizio, poi, una bella poi. Auberge de Cendrillon, che sarebbe la casa di Cenerentola, credo. Sì, penso di sì. Allora, qui c'è un servizio ai tavoli e qui potete fare il pranzo con le principesse, che noi l'abbiamo fatto in viaggio di nozze, abbiamo preso la cena con le principesse, ci siamo sentiti due idioti perché venivano dei ragazzi a cenare con noi, a fare le foto, e noi due pagliolazzi di 30 anni che ci facevamo le foto con le principesse. Ma ci sta in viaggio di nozze, ci sta. Cucina francese, quindi tutto molto petit, molto molto salsi, tutto molto chandelier, tutto molto... Vabbè, l'ambientazione. L'ambientazione è bella, a me la cucina francese non piace tantissimo, troppe salse, troppo grassa, molto potere e la cosa bella, il dessert in scarpetta, vi portano, se la scegliete, la scarpetta di Cenerentola in cioccolato bianco con dentro una mousse al cioccolato, bella per la foto, per il palato si paga un botto, roba da 150 euro. Sì, qua è segnato con 3 euro, quindi si paga parecchio. Billy Bob's Country Western Saloon, questo è un bellissimo posto che si trova al Village. Abbiamo cenato qui la prima sera della nostra, della nostra gita, si mangia molto bene. Qua il prezzo è variabile, molto variabile, perché voi potete scegliere o il menù, dove già ci sono un antipasto, un piatto principale, un dolce, una bevanda, e anche i menù si combinano in maniera differente, perché ci sono menù da pasto principale, da piatto principale, bevanda e altro, oppure piatto principale, menù completi, diciamo. Quindi variano dai 17 ai 60 euro i menù, e poi potete scegliere anche una cosa solo al tavolo e farvelo portare. Siete furbi, leggeteli bene i menù. Noi abbiamo combinato i menù, abbiamo preso due menù e abbiamo mangiato in tre, per esempio. Abbiamo preso un menù bimbi, un menù adulto, e abbiamo mangiato in tre perché, non essendoci il primo, l'antipasto e il piatto principale, diciamo che per noi sono due secondi, perché anche lì il concetto di antipasto è molto ampio, non avendo il primo, e quindi ci si mangia benissimo. Fatevi furbi, leggete bene, tanto i menu sono anche in italiano. Se ve lo portano in spagnolo, dite siamo italiani, e ve lo porteranno in italiano, perché molto spesso ci scambiano per spagnoli. Brutto pizzo. Poi continuiamo, e si mangia benissimo. Bistro Chez Rémy. Bistro Chez Rémy è agli Studios, ed è il bistro appunto di Rémy. Bellissimo, è veramente stupendo. Immaginate un locale, è il più recente di tutti. È il più recente, infatti. Immaginate un locale dove voi siete della dimensione di topini e tutto il resto è enorme. I divanetti sono le piattaie, quindi ci sono questi piatti enormi. Le saliere sono grandi quanto voi. Anche i WC sono enormi, quindi non è difficile, molto difficile andare in bagno. Molto. No, voi mangiate seduti sui tappi di champagne arrotolati, a forma di sedia. Modellati a forma di sedia, ora metti le foto, e il tavolo invece è il tappo delle conserve, per intenderci. È tutto molto ben curata l'ambientazione, il menu è carino, è un po' francese, un po' molto francese, certo, si mangia molto bene, e il prezzo è sempre standard, dai 25 ai 35 a menù, molto molto buono. Poi Blu, e c'è il menù bambini che costa un po' meno. I menù bambini ci sono in tutti, tranne in questo qua, che ora veniamo a dire. Allora, tra l'altro, il bistro Chez Rémy è all'interno del gioco, nel senso si entra da fuori, ma se poi fate il gioco di Rémy, che è bellissimo, fatelo, portatevi i bambini perché vi divertirete un mondo, non ve lo spoileriamo, ma è bellissimo, vedrete anche il ristorante dall'interno, quindi se vi mettete in determinati tavoli potete vedere il gioco. Perché naturalmente è speculare, va bene, non mi sono fatta capire, ma andateci e capirete. Poi c'è il Blue Lagoon Restaurant, bellissimo. Qua si mangia nudi, dovete mangiare nudi, vi danno una gonnellina. No,
È il ristorante che è insito nel gioco Pirati dei Caraibi, ve l'abbiamo fatto vedere perché ci siamo andati a mangiare l'ultimo giorno nella nostra vacanza a Disneyland Paris, e lo trovate sempre nel solito video. È molto buio, molto ambientato nei Caraibi, con dei pirati che passano, i vascelli che si fanno presenti davanti a voi, scroscio di acqua, canne di bambù, molto odore di cloro, molto odore di piscina, però si mangia molto bene a base di pesce. Qui non c'è il menù bambini, si paga caretto, ma si mangia molto, sì, questo, molto questo bene. Qua è un po' più sempre caro. Sui 40 euro. Buffalo Bill Wild West Show con Topolino e i suoi amici, bellissimo, non ve lo potete perdere ragazzi, la cena al Buffalo Bill Show. Allora, innanzitutto è al Disney Village, si deve prenotare prima, fatevela prenotare già dall'agenzia di viaggi, noi di solito la prenotiamo quando arriviamo là in albergo, alla conciergerie, oppure alla City Hall, o alla City Hall. Al municipio si prenotano le cene, municipio di Disneyland. No, non mi dire. No, magari andavano a Parigi. Allora, ragazzi, la cena è ininfluente, diciamo che vi portano in un vassoio all'interno delle gavette metalliche, la fagiolata, le costolette, insomma, dopo che si mangia la... Sì, io sono stata male per intenderci, però ho mangiato tutto, pane di mais dolce, insomma si mangia così, ma non è importante la cena, è importante lo spettacolo, è uno spettacolo gara tra cowboy e indiani dove Buffalo Bill e Toro Seduto si scambiano battute e c'è il topolino che passa con la carovana dei Disney. Voi verrete affiliati ad una squadra, sono quattro squadre di colori diversi, rossi, verdi, gialli e blu, e tiferete come dei dannati insieme al vostro caposquadra, che è un ragazzo di solito divertentissimo, un po' un giullare, un saltimbanco, un clown saltimbanco cowboy, quello che hai detto tu, che vi istigherà a tifare per la vostra squadra. Ragazzi, gli indiani sono fantastici, indiani tutte, ma di una bellezza incredibile questi ragazzi, e di una bravura, cavalieri veramente veramente bravi. Cosa e poi c'è dire? Anche c'è un buon sei un bonato. Dai, forza, veloce. Quindi qui voi è una, questa è una cena bellissima perché è politicamente corretta per le donne, perché ci sono una sfilza di ragazzoni fantastici e l'unica star donna della bagarre è un cesso. No! È simpaticissima, una bravissima amazzone, ma non ha nulla di sensuale, quindi donne, andate e vendicatevi di tutte le volte che ci hanno propinato bonazze assurde, e maschi un po' così, ma al contrario, divertente anche per i bambini. Allora, Poela carissimo, però ragazzi, questo è veramente carissimo, è una cosa come 50-60 euro a persona a seconda del settore in cui decidete di mettervi. Certo, bravo. Quindi carissimo, perché anche i bambini pagano carissimo. Allora, caffè Mickey Caffè, non vi fate fuorviare dal nome, è un bellissimo ristorante che si trova al Village. Lo ricordi? Andateci a cena, perché Village. Lì c'è la cena con i personaggi Disney, Topolino, Minnie, Pippo, Pluto, Chip e Chop. La sera attoppano tutti là. E qui Arrivano tutti là. Durante il viaggio di nozze, tra l'altro, io sono stata portata sul bancone e fatta ballare insieme a Pinocchio, Goofy, che sarebbe Pippo, e altri personaggi, mi sono divertita un sacco. Questa volta invece eravamo al piano di sopra e i personaggi vengono a fare le foto con i bambini, dedicano molto tempo ai vostri figli e voi potete mangiare come in un buonissimo fast food. State sereni, state seduti, perché tanto fanno il giro di tutti i tavoli, non ne salto neanche uno. Cioè, la comodità è questa, se non li andate incontrando nel parco, perché una volta i personaggi al parco si incontravano liberamente. Quest'anno ci sono pochissimi personaggi, io penso che abbiano ridotto il personale per la questione sicurezza, avendo aumentato la sicurezza hanno dovuto abbassare il personale da qualche altra parte, giustamente, ma le file sono veramente veramente lunghe. Una volta che uno è tre giorni al parco non si mette a fare la fila, noi l'abbiamo fatto solo per Winnie the Pooh. Per Winnie the Pooh ne vale la pena. Sì, per Winnie the Pooh, sì, per Enzo. E quindi poi tutti gli altri personaggi li abbiamo fatti incontrare al caffè Mickey. Uh-huh. E qui il prezzo l'avete visto perché è ben esposto nel video che vi abbiamo messo, perché siamo andati a cenare. Anche questo non è economico. Poi ci sono anche i ristoranti degli hotel, noi neanche ve li menzioniamo, sono interessanti solamente se avete la mezza pensione. Sappiate che ogni ristorante
anche se avete la mezza pensione, è free, potete mangiare quello che volete e soprattutto ogni ristorante è caratterizzato con la cucina dell'ambientazione del luogo che avete scelto. Quindi al Newport sarà più a base di pesce, al New York sarà più a base americana e via discorrendo. Forse a base di pizza e hot dog. Al Disney Village c'è anche un altro ristorante molto bello che si chiama King Ludwig Castle, anche questo super caro, anche questo molto bello, ed è una sorta di steakhouse vecchia maniera. Vecchia maniera, al tempo del re. Al Disney vi segnaliamo anche il Planet Hollywood, se non siete mai stati, è un bel posto e si mangia, oddio, e poi il Plaza Garden Restaurant, bellissimo per i bambini perché l'ambientazione è stupenda. Poi un altro posto bellissimo è il Rainforest Cafe, che è sempre al Disney, è di fronte al Mickey Cafe, dove ci sono i due funghi enormi. Ecco, dove ci sono i funghi enormi, per intenderci, vi diamo anche dei punti di riferimento. A lei piacciono i funghi, questi abbraccio, un po' strani. Abbraccio sempre i funghi allucinogeni di Disneyland Paris. Questo posto è bellissimo perché ha un'ambientazione appunto tutto tipo foresta amazzonica, tipo giungla, sì. Tipo giungla, con un grandissimo acquario all'interno tropicale, veramente stupendo come posto, e si districa sempre con i menu e servizi a tavola. Un locale stupendo dove, se beccate, almeno tempo fa c'era anche lo spettacolo di Can Can, il Silver Spur Steakhouse, uno steakhouse in stile vittoriano, credo, con prenotazione naturalmente. Tutti i ristoranti con servizio al tavolo hanno bisogno di prenotazione, che potete fare o al City Hall o presso il vostro albergo sotto alla hall. E questo è un posto bellissimo, tutto western, molto proprio, sì, con le ragazze che ballano il can can. Perché stupendo. Non ci siamo andati? Perché era chiuso. Porca miseria. In ristrutturazione. Questa volta vi abbiamo detto che metà parco quasi era chiuso. Diciamo che tutta la parte Texas, sì, era, sì, anche chiusa. Molti ristoranti che ci sono qua in elenco. Sì, la stanno restaurando per il 2017, che sarà l'anno del loro anniversario. Fanno 25 anni. 25 no? anni, ragazzi. E quindi stanno mettendo tutto a nuovo. E se ci andate, andateci, anche se è costoso, perché è con 3 asterischi, però è molto molto bello, perché ci sono anche gli spettacoli. Poi c'è anche Starbucks al Disney. Come non poter andare a Starbucks? È il locale più sopravvalutato di tutto. Fanno 100.000 cose, nessuna buona. Ecco, l'ho detto. Ah. Non è vero, il frappuccino, frappuccino, il pumpkin spice, era ghiaccio. Tutto buonissimo. A me piace, ragazzi, anche solo l'idea di avere quel bicchiere tra le mani mi piace. Caffè espresso, ma veramente stai zitto. Un insulto al caffè. Poi sempre al Disney Village, buonissimo, c'è anche lo steakhouse. Qui è uno steakhouse normalissimo all'americana, dove trovate delle grigliate da urlo. Grigliate da urlo, costosissimo. E con questo abbiamo finito il nostro super tour tra i ristoranti Disneyland Paris. In generale il divertimento e la conoscenza di un posto si fa anche attraverso i ristoranti che lo compongono. Qui è impossibile girarli tutti in un viaggio solo, dovete andarci, io li conosco tutti perché ogni viaggio ne ho fatto qualcuno. E ancora tanti non ne abbiamo visti. E ancora un paio ci sono sfuggiti. Sono bellissimi, non ve ne abbiamo parlato, ve ne abbiamo parlato così molto velocemente, anche i bar tutti in stile che ci sono, dove vendono del, sono belle le cose che vendono, che ne so, i cookie a forma di topolino, è bello tutto, è guarda bello, lascia tutto, stare, è bello l'idea. Mangiare il posto, se vi piace questo tipo di posto, certo. Sapete comunque sia dovete andare a spendere però non vi aspettate, quello che voglio dire io è, non vi aspettate di mangiare da re. I pasti saranno sempre dei pasti da parco dei divertimenti, certo. Quello che andate a pagare è tutto il resto, non è quello che mangiate. Quindi se invece vi sedete per mangiare, fate prima a farvi un panino a colazione, farcito come volete voi. Quindi i modi per risparmiare sono tanti, anche nel beverage, sì. Vedevamo che là molte persone riempivano le bottigliette, ma... perché naturalmente l'acqua è vero che l'acqua costa più dello champagne, costa 2 euro, 2,50 bottiglietta, no, costa quella piccola 3 euro, sì, comunque costa un botto, quindi è pazzesca. Noi l'acqua la compravamo perché comunque sia quella delle fontanelle sa molto di cloro, l'abbiamo quindi assaggiata. Però per risparmiare si fa anche questo. Se e uno quindi... vuole ottimizzare e vuole fare, non vuole comunque rinunciare alla vacanza a Disneyland Paris, io non mi nego che se non avessi avuto la possibilità mi sarebbe avuta l'acqua delle fontanelle pur di stare
sera. Benissimo. Ci sono anche, posso dire una cosa, no, in tutti questi ristoranti ci sono anche i menù vegetariani, ci sono anche dei chioschetti, quindi dei corner food in cui si può prendere della frutta fresca. Vendono anche la frutta fresca per coloro che non amano snack artificiali, artificiosi, e anche i gelati algida, per intenderci. Qualsiasi desiderio là può essere veramente esaudito, e quindi basta rompere la palla e andiamo tutti a casa. Quindi noi vi invitiamo ad andare a Disneyland. Bene. Mandateci qualche cosa, una cartolina, qualsiasi cosa, e noi ci vediamo. Buone sempre vacanze, mangerecci a tutti se andrete. Noi speriamo prima o poi di ritornarci, e in caso poi magari ci incontriamo anche là. Bene, vi auguriamo la più bella e gustosa delle vacanze, ma noi ci ritroviamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao ciao.